Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Oggi parleremo di odontoiatria e per farlo siamo in collegamento da Medical Center di Arpino con il dottor, col professor Roberto Spina. Buonasera professore e benvenuto. Buonasera a voi e a tutti. Professor Spina, quindi in questo momento noi stiamo attraversando questo periodo particolare dovuto proprio alla pandemia da Covid-19. Quali sono le misure di sicurezza che vengono applicate nello studio di odontoiatria contro appunto il Covid-19? Guardi, io la ringrazio molto che mi ha fatto questa domanda perché così diciamo che ci tengo a tranquillizzare un pochino tutti i pazienti e gli utenti degli studi odontoiatrici. In realtà, appena è scoppiata questa terribile pandemia, c'è stata subito diciamo la paura di andare negli studi odontoiatrici, che veniamo visti come untori, insomma, no? Possibili untori per questa brutta patologia. Invece in realtà il tempo ha dimostrato che probabilmente gli studi odontoiatrici sono tra gli ambienti più sicuri. Questo perché? Innanzitutto perché noi già di nostro, al di là della pandemia, abbiamo una serie di accorgimenti che ci consentono di evitare qualsiasi tipo di patologia, perché non c'è solo il Covid, noi dobbiamo evitare tantissime altre patologie che purtroppo albergano negli ambienti sanitari e negli studi odontoiatrici in particolare. Ma detto questo, per cui abbiamo potenziato quelle che sono le nostre misure strategiche, per cui oltre ad avere un cosiddetto triage, che è praticamente una sorta di informazione prima che il paziente entri nell'ambulatorio odontoiatrico, fatta dal nostro personale che chiede appunto se il paziente ha avuto sintomi particolari, è stato a contatto con persone particolari, oppure prima si chiedeva se erano stati all'estero, oggi adesso ovviamente non si chiede quasi più perché non ci possiamo muovere, se hanno avuto temperatura elevata nei giorni scorsi o magari anche a qualche altro sintomo strano. Bene, oltre queste domande che noi facciamo, poi c'è proprio un percorso di tutti i pazienti che entrano nel nostro studio che dà sicurezza. Innanzitutto abbiamo diradato quelli che sono gli appuntamenti in modo che non abbiamo assembramenti nello studio, per cui prendiamo appuntamenti a distanza e facciamo in modo che non ci siano più di 2, 3, 4 persone a seconda della grandezza degli ambienti. Dopodiché ovviamente prendiamo la temperatura a tutti i pazienti che prima che entrino nell'ambulatorio, dopodiché abbiamo anche altri presidi che consentono di sanificare tutto l'ambiente e quindi noi stessi usiamo i presidi che usiamo però sempre, insomma quelli di ovviamente mascherina che noi utilizziamo già da molto tempo per altri tipi di patologie, visiere, camici monouso e quant'altro, per cui anche i numeri ci stanno dando ragione, per cui in realtà si è visto che negli studi odontoiatrici, ringraziando Dio, i contagi sono ben pochi, per cui ecco, ci tenevo a tranquillizzare i pazienti e gli eventuali utenti degli studi odontoiatrici che possono tranquillamente rivolgersi a noi, perché stiano tranquilli, insomma, che noi utilizzeremo tutti i presidi necessari per fare in modo che ci sia una disinfezione nello studio, una sanificazione. Quindi possiamo tranquillamente affermare che insomma tutti gli ambienti sono sanificati e anche personale. Ma ripeto, noi abbiamo solo dovuto potenziare, signora, perché in realtà già lo facevamo per altri. Lo facevate già prima, in effetti gli studi odontoiatrici era già tutto sanificato, di poltrona. Certo, ovviamente noi cosa getta ce l'abbiamo. Paziente. Presidi usa e getta ce l'abbiamo da una vita, per cui già eravamo abbondantemente guanti, mascherine, eccetera, eccetera. Insomma. Ha fatto bene comunque, professore, a specificarlo, più che altro per tranquillizzare le persone che hanno intenzione appunto di recarsi in necessità, certo, il certo, vostro certo. studio. Quindi, certo. Tornando alla prima visita odontoiatrica, professore, Come si esegue questa prima visita? Il paziente come si sente quando viene a fare una prima allora, visita? Allora, questo è un altro argomento molto interessante per quanto mi riguarda, perché la prima visita spesso noi parliamo di tutte le patologie, di tutte le terapie che usiamo in odontoiatria. In realtà la prima visita è una cosa importantissima, perché innanzitutto serve a mettere a proprio agio il paziente, che 9 volte su 10 quando arriva dal dentista è spaventatissimo, per cui
nostro compito è metterlo a proprio agio. Dopodiché dobbiamo eseguire questa prima visita scrupolosamente, in modo tale che possiamo evidenziare tutti i problemi che ci sono e al tempo stesso trovare le soluzioni, ovviamente risolutive. Tenga presente che io, ma tanti altri nostri colleghi, diciamo spessissimo che la prevenzione è molto importante negli studi odontoiatrici, perché noi siamo accusati di essere dolorosi sia per quello che poi eseguiamo, sia per le tasche degli utenti. In realtà, se gli utenti avessero una maggiore, diciamo, impostazione culturale di recarsi dal dentista un paio di volte l'anno per fare appunto queste visite, si eviterebbero tante patologie e anche magari spese eccessive. La prima visita, tenga presente che serve appunto ad inquadrare tutto ciò che c'è di patologico nella bocca del paziente, e non deve esserci un dolore o un qualcosa che spinge a fare questa prima visita. L'altra cosa importante, tenga presente che io nella fattispecie, ma quasi tutti i miei colleghi, in realtà le prime visite le facciamo pure gratuite, per cui proprio perché tutto sommato ovviamente poi il paziente spesso e volentieri comunque ha qualche trattamento da fare, per cui non c'è neanche bisogno di farsela pagare la prima visita, e ripeto, deve servire innanzitutto a fare in modo che il paziente si tranquillizzi un po' e poi chiaramente ad evidenziare quella che può essere una migliore risoluzione di tutti i casi. Quindi praticamente, professore, con una prima visita, come dire, si prende confidenza un po' con il paziente, certo, e si certo, fa un quadro certo. generale della paziente salute. Il paziente prende della confidenza, bocca. Non vede attrezzature che lo terrorizzano come il trapano, eccetera, eccetera, ma vede magari solo uno specchietto e uno specillo, si vede quello che c'è, si fa un piano di trattamento, si fa ovviamente anche ovviamente un preventivo quando è possibile farlo con la prima visita, perché spesso e volentieri c'è bisogno di una radiologia per ovviamente confermare o meno quello che può essere un preventivo esatto. Però insomma, diciamo che la prima visita serve solo esclusivamente per conoscere lo stato lo stato della bocca del paziente, insomma, ecco. E appunto conoscerlo, tranquillizzarlo in modo tale che possa rivolgersi a noi così come ci si rivolge agli altri specialisti, insomma, con più tranquillità, se non con allegria, almeno con tranquillità. Con tranquillità, quindi. Dottore, quindi entrando quindi nello specifico dei vari problemi che si possono riscontrare per un paziente. Esatto, la parodontite, esatto. Che cos'è la parodontite? Allora, diciamo che quando si parla di parodontite, parodontosi o parodontopatia, sono tutti termini che una volta ne parlavamo solamente noi, adesso cominciano a entrare nel quotidiano dei pazienti. Potrei anche aggiungere il termine piorrea, che forse è ancora più conosciuto e che è un aggravamento della patologia. In realtà noi stiamo parlando, quando si aggiunge il suffisso ite a un termine, si parla di un'infezione, per cui la parodontite non è nient'altro che l'infezione del parodonto, la parodontosi, ecco. Quando si parla di parodonto, che appunto è ciò che viene colpito dalla patologia, si intende tutto ciò che sta intorno al dente, cioè il tessuto che praticamente sta intorno al dente stesso, che è costituito dalla gengiva, dall'osso alveolare, cioè l'osso che sta intorno al dente, e dal legamento parodontale, che è tutto ciò che tiene legato il dente alla gengiva e all'osso. Ora, quando c'è questa patologia, che è molto frequente, insieme alla carie è la patologia più frequente nella bocca delle persone, si parte da una semplice gengivite, spesso e volentieri, che magari a volte viene anche non considerata molto grave, e questo è vero, però è il primo indice di questa patologia, fino ad arrivare a uno stadio molto avanzato, come può essere questo che vediamo, in cui potete vedere che i denti, per esempio, soprattutto nella parte inferiore della bocca, sembrano più lunghi. In realtà non è così, perché i denti non si sono allungati, ma c'è stato, a seguito della infezione appunto del parodonto, dell'osso e della gengiva, di una retrazione di quello che è l'attacco osseo sul dente. Per cui se tutto questo non viene curato attentamente, a lungo andare può portare a una patologia che può portare alla fine alla piorrea, quello che vi dicevo, che è lo stato in cui il dente vacilla, ecco, questo
è meno avanzato di quello di prima di stato, però già qui si cominciano a vedere dei segnali della patologia. Qui vedete appunto i denti come sembrano più lunghi, questo c'è un recesso osseo provocato appunto da un'infezione che si è oramai cronicizzata, per cui ha portato a una retrazione dell'osso e di tutto ciò che sta intorno al dente. Per cui tutto questo, stavo dicendo, se non viene curato attentamente può portare infine alla perdita del dente. Certo, stiamo parlando di un percorso diciamo molto spesso molto lungo, però la cosa importante è capire che questa è una patologia che va diciamo inquadrata quanto prima, perché a volte siccome tra le altre cose purtroppo è una malattia che si può curare ma dalla quale non si può guarire, perché non ha una causa ben specifica, molto spesso ha anche diciamo una trasmissione genetica probabilmente di questo tipo di patologia, noi abbiamo dei presidi medici che la possono rallentare, che la possono anche un pochino curare negli aspetti sintomatologici, ma che dalla quale non si può guarire. Per cui per evitare che si arrivi a stati come quello che abbiamo visto in precedenza, cioè con una bocca con dei denti che già probabilmente un po' si muovevano lì, bisogna intervenire quanto prima. In che modo? Ovviamente andando dal dentista, come le dicevo, e soprattutto mantenendo quella che è una corretta igiene orale. Che cosa significa? Oramai tutti i pazienti, secondo me, sono istruiti ad avere una igiene dentale, a volte anche troppo esagerata. Spesso non è corretta, per cui bisogna rivolgersi al professionista, e in questo caso il professionista vi indicherà nel suo studio o dove possibile dei trattamenti di igiene orale con delle igieniste dentali, che terranno in ordine la bocca, ovviamente di tutti i pazienti, ma in particolar modo dei pazienti di questo genere. Chi ha questo tipo di problema deve perlomeno un paio di volte l'anno essere seguito da un igienista dentale, onde evitare problemi più seri. Esistono anche dei chirurghi che si occupano di questo tipo di problema, ma prima di arrivare a quello io suggerirei appunto di seguire una corretta igiene orale perlomeno un paio di volte l'anno, e sicuramente i problemi diminuiscono. Certo è che, ripeto, da questo tipo di patologia non si guarisce purtroppo, perché non esiste una causa ben precisa, però possiamo quantomeno rallentarla, e questo è importante perché è vero che, come le dicevo, molto spesso sono abbastanza lenta come patologia, però ci sono dei casi in cui è molto aggressiva, per cui magari persone anche giovani, intorno ai 40-50 anni, si ritrovano a perdere degli elementi dentali. Professore, per quanto riguarda l'implantologia? Allora, questo è un altro argomento interessante. Ovviamente quando si parla di implantologia o di impianto dentale, si viene a a mostrare quella che è una tecnica oramai in uso da molti anni e che si è perfezionata in questi ultimi anni, diventando oramai una tranquilla sovrapposizione a quelle che sono le protesizzazioni in essere da tanti anni, come la protesizzazione fissa, quella con i punti o con le protesi mobili, le classiche dentiere. Bene, adesso c'è questa terza possibilità che è l'implantologia. Quando si adopera l'implantologia? Innanzitutto bisogna avere un osso superiore o inferiore, un mascellare o la mandibola con gli attributi per poter sostenere un impianto endoosseo. Che cosa significa impianto endosseo? Significa che praticamente in assenza di elementi dentari questi vengono sostituiti con l'inserzione delle viti in titanio che vengono inserite nell'osso. Potete vedere, questa è una fotografia in cui si vede bene la vite inserita nell'alveolo dentale, poi sopra, ovviamente sopra la vite, ci sarà il manufatto protesico che consentirà di riprodurre esattamente nell'arcata dentale il dente che manca. Per cui, invece di andare, vedete, si vede la vite inserita nell'osso, qui si vede benissimo, praticamente col manufatto che accoglierà la protesi fissa che verrà inserita sopra, e in questa maniera noi abbiamo la possibilità di sostituire esattamente un dente mancante con un dente praticamente riprodotto perfettamente, senza andare, come si fa nella protesi tradizionale fissa, con i classici ponti a dover limare i denti contigui. Chiaramente si può inserire una vite in titanio e rimettere il dente che manca. Si può utilizzare anche con degli interventi un pochino più diciamo estesi,
e addirittura si può dare una stabilità, per esempio, a delle protesi mobili con l'implantologia. Cioè, spesso e volentieri le persone anziane si lamentano perché hanno queste protesi mobili che purtroppo non stanno tanto ferme, soprattutto la protesi inferiore. Bene, inserendo per esempio anche due impianti solamente nell'arcata inferiore, spesso e volentieri possiamo dare una stabilità alle protesi mobili e consentire anche alle persone anziane che portano su una portatrice di protesi mobili di avere una vita, diciamo, normale e una funzione masticatoria che, diciamo, ripristinata se non al meglio, comunque con una dignità, normale per poter avere una masticazione giusta. Detto questo, oramai, e poi concludo così almeno passiamo a un'altra cosa, le dico che è arrivata a tal punto l'implantologia, ma qua stiamo parlando di cose particolari, per cui si può addirittura, mediante l'inserzione di osso autologo, di osso di altro tipo, ricostruire delle zone mancanti di osso per permettere l'implantologia e a risolvere dei casi che apparentemente sembrerebbero risolvibili. Comunque, ecco, il messaggio che deve passare è che oramai l'implantologia non è più una cosa particolarmente strana, difficile da realizzarsi, ma oramai con la tecnologia che abbiamo raggiunto, qualcosa che si può tranquillamente avvicinare alla protesi fissa e alla protesi mobile. È una terza possibilità che diamo ai pazienti. Benissimo, professore, quindi abbiamo visto anche che cos'è l'implantologia. Per quanto riguarda invece l'ortodonzia fissa e mobile invisibile, che cos'è? Allora, diciamo che anche nell'ortodonzia sono stati fatti passi avanti. Le devo fare una piccola correzione per quanto riguarda l'ortodonzia mobile e visibile, perché sono, in realtà non sono la stessa cosa. L'ortodonzia mobile è quella che viene praticata soprattutto ai bambini piccoli, è quella con delle placchettine che si attivano, quella che c'è da tanto tempo e che ancora continua ad esserci. E è un appunto, sì. Di solito vengono trattati bambini fino a che stanno in una fase di dentizione mista, cioè che hanno denti fissi, denti permanenti, scusi, denti da latte, e questo succede, diciamo, intorno ai 12-13 anni. Dopodiché si passa a un'ortodonzia fissa, in cui ci sono delle placchettine di metallo che sono fissate sui denti, esatto, eccole qui, che vengono fissate sui denti e hanno degli elastichetti che praticamente spostano completamente quella che è la malocclusione, cioè spostano i denti in modo tale che ritorni in un'occlusione corretta. Questa è una ortodonzia di tipo fisso. Poi c'è, aveva aggiunto lei, un'ortodonzia di tipo invisibile, che diciamo è di ultima generazione. Ecco, esatto, queste sono delle mascherine che sono la cosiddetta Invisalign, che tutti conoscono, che, badate bene, non è applicabile per tutti i tipi di malocclusione, cioè non tutte le patologie che vanno corrette con l'ortodonzia possono essere corrette con l'Invisalign. Questo è un messaggio che deve passare ben chiaro, perché spesso e volentieri i pazienti vanno diretti dall'ortodonzista e chiedono: ah, perché non, a me non mi fa, Certo. come se uno gli facesse una cattiveria. Invece, in realtà, alcune patologie possono essere trattate con l'Invisalign, altre assolutamente no. Quelle che possono essere trattate chiaramente consentono di avere queste mascherine per un certo periodo diciamo del mese, di solito se ne cambia uno al mese, e di solito il trattamento dura un paio d'anni, ma a seconda ovviamente degli spostamenti che vanno fatti, e chiaramente è un qualcosa di più accessibile sia sotto il punto di vista estetico, sia sotto il punto di vista del fastidio che provoca un'ortodonzia fissa con i brackets, si chiamano, con quelle macchinine che avete visto attaccate sui denti. Dopodiché, alla fine del trattamento, poi ci sarà la mascherina che viene utilizzata per fare in modo che non ci siano spostamenti in futuro. Perché, ecco, un altro messaggio che deve passare chiaro, e che noi diciamo sempre ai nostri pazienti, ma i nostri pazienti purtroppo a volte non si rendono conto, o si dimenticano di quello che noi diciamo spesso, cioè lo scopo principale della ortodonzia è di correggere la malocclusione, cioè significa che noi dobbiamo fare in modo che i nostri denti chiudano bene, l'arcata dentale superiore deve chiudere correttamente sull'arcata dentale inferiore. Quello è lo scopo fondamentale dell'ortodonzia. Dopodiché è chiaro che una bocca che chiude bene ha anche esteticamente i denti, diciamo, ovviamente dritti.
come dicono i pazienti, cioè allineati perfettamente. Certo è che però sicuramente un minimo di adattamento nell'occlusione c'è, per cui piccoli spostamenti vanno anche accettati. L'importante, ripeto, è che sia mantenuta la funzione corretta. Bene, professor Spina, il tempo a nostra disposizione è finito. Io la voglio ringraziare innanzitutto per la chiarezza che lei ha fatto su quello che riguarda appunto l'odontoiatria e la ringrazio anche per il contributo che lei oggi ha dato alla nostra trasmissione. Grazie, dottore. Io ringrazio voi dell'attenzione. Arrivederci. Arrivederci, dottore. E grazie a tutti i nostri telespettatori per averci seguito fino a questo momento. Vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.